Dopo mesi di chiusura e lavori di restauro urgenti eseguiti dalla soprintendenza, da giugno scorso ha riaperto al pubblico la chiesa dell'Incoronata a Via Medina. È una tra le più significative testimonianze del periodo tardo-medievale presenti a Napoli e documenta le complesse stratificazioni urbanistiche, architettoniche e artistiche intervenute in questa parte della città. A pochi passi dal Maschio Angioino, la chiesa fu fondata nella metà del XIV secolo per ospitare una delle spine della corona di Cristo, ma numerose trasformazioni, tra cui l'innalzamento del piano stradale per realizzare la nuova cinta muraria e il fossato di Castelnuovo, diedero inizio a un periodo di abbandono e degrado che ebbe fine soltanto nel 1925 con il complesso restauro della struttura condotto da Gino Chierici. Ristrutturato il portico esterno e la fuga di arcate oggi visibili, successivamente anche il restauro degli affreschi e il recupero delle lapidi sepolcrali. Grazie alla collaborazione tra comune e soprintendenza, la chiesa rimarrà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14:30. Viene dunque restituita alla città per essere adibita ad attività culturali. In mostra quest'estate le due grandi ghirbe dello scultore Antonio Iovolella.